Adesso il collegamento con la nostra redazione social, per noi dovrebbe esserci Luca Pompei che ci aggiorna su un'inchiesta che è arrivata alla seconda puntata, diciamo così. Giusto, Luca, buongiorno. Giusto Marina, ben rivista, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Beh sì, noi abbiamo iniziato ieri a cercare di approfondire rispetto a tante segnalazioni che ci sono giunte sul fatto che all'aeroporto d'Abruzzo, una volta usciti fuori, non ci sono mezzi pubblici o taxi o autobus o navette e quant'altro che possano portare i viaggiatori e i turisti in centro a Pescara o in altre località. Numerose le segnalazioni, ieri abbiamo ascoltato il Presidente Saga Vittorio Catone che ci ha confermato questo, che il servizio da questo punto di vista è abbastanza carente. Oggi abbiamo ascoltato i tassisti che soprattutto la cooperativa Cotape che svolge il servizio sia davanti all'aeroporto d'Abruzzo che davanti alla stazione. Questa mattina in verità erano tanti i taxi di fronte all'aeroporto d'Abruzzo. Ci hanno detto che comunque il loro servizio funziona e che spesso hanno problemi ad esempio con i tornelli dell'aeroporto che sono sempre rotti e questo fa perdere tanto tempo, per cui i taxi vanno e mettono più tempo, ci mettono più tempo a tornare, a farsi trovare pronti per altri viaggiatori. Inoltre, in alcuni voli che arrivano la sera, sono 400 viaggiatori che scendono a fronte di una decina di taxi e chiaramente non possono accontentare tutti. La questione è a questo punto, e approfondiremo il tema anche nei prossimi giorni con i vertici tua. Il problema è che manca evidentemente un raccordo con gli autobus o con delle navette specifiche. Catone ci ha assicurato che si sta studiando il modo di attivare questi collegamenti, fatto che ci è stato confermato anche dall'assessore comunale di Pescara Luigi Alboremascia. Il piano è pronto sia con accordi con Trenitalia che con TUA e TUA dovrebbe lanciare qualche segnale da questo punto. Allora, se TUA non lancia segnale, li andremo a cercare noi nei prossimi giorni con i vertici TUA e ci faremo spiegare il perché di tanti disagi. A te, Marina. Sì, Luca, grazie. C'è un autobus dall'aeroporto, ma probabilmente l'emergenza più grande, quindi ti rigiro la palla perché tu possa sicuramente occupartene per dare un ulteriore servizio ai nostri telespettatori, è che questi autobus a Pescara finiscono le corse troppo presto, magari alle 22 già finisce tutto. Insomma, per una città che aspira ad essere turistica, se uno da una parte un po' distante dal centro vuole tornare a casa dopo le 11, appunto prende un taxi e lì sui costi. Hai colto il segno perché molti viaggiatori che arrivano dopo le 11 stanno con i loro trolley alla pensilina ad aspettare un autobus che non Che arriverà non mai. arriverà mai, infatti. Va bene. Allora, ne riparleremo sicuramente anche nei prossimi giorni.